La scuola migliora grazie allo sforzo dei genitori, ma insomma anche dell'istituzione che in questo senso mette in piedi una proficua collaborazione. Certamente, io ringrazio tutti i genitori che hanno partecipato a questa bellissima iniziativa, a nome della dirigente innanzitutto, del sindaco del comune di Civitella, a cui appartiene la struttura, e a nome di tutti gli insegnanti, nonché dei bambini. La LIM è splendida, voglio dire, e non, cioè, lascio alle immagini il commentare. Ringrazio coloro che si sono prodigati in prima persona, il signor Barbagallo e la signora Lucia. Salvadori, ecco, mi sfuggiva il cognome un attimo. Ecco, non ci sono parole, ecco, per ringraziare tutti voi. Quanto è importante che insomma le famiglie capiscano che la scuola italiana purtroppo certo. Non può fare tutto da sola, insomma. Certamente è importante che in un clima di austerity dove ci siamo calati, e diciamo che è il tunnel della Repubblica questo, ecco, è importante che le famiglie capiscano che con l'apporto anche minimo di tutti si può raggiungere un grande risultato. A livello educativo questa lavagna interattiva multimediale, si chiama così, che cosa porterà per i bambini? Innanzitutto prendere, ecco, impratichirsi del metodo che poi troveranno alla scuola elementare, perché le scuole elementari del nostro comune sono dotate di LIM praticamente, e quindi dà la possibilità, ecco, a tutti i bambini, anche coloro che sono più svantaggiati, di poter operare, ecco, sullo schermo con un minimo sforzo. Ecco. Come avete raccolto i fondi? Abbiamo fatto questa sottoscrizione interna con biglietti da 50 centesimi, ci sono stati tantissimi sponsor che ci hanno aiutato, donandoci veramente premi cospicui, e grazie ai genitori che hanno comprato tantissimi biglietti. Quindi con il ricavato della lotteria, abbiamo regalato questa LIM. Ecco, non solo in questo istituto, anche, cioè, l'istituto comprensivo, diciamo, ha un po' beneficiato di questa attività. Sì, anche la scuola di Ciggiano ha beneficiato di questa raccolta fondi. Ci troviamo adesso invece nella libreria, un altro, insomma, apporto di questa proficua collaborazione. Sì, praticamente è 2 anni che facciamo questa lotteria, siamo riusciti a fare 4.000 euro, un incasso di 4.000 euro abbiamo speso tutto per la scuola. Grazie ai genitori, con 0,50 centesimi hanno comprato i biglietti e siamo riusciti a fare tutto questo. E devo dire che la biblioteca è stato un apporto fondamentale, perché i libri sono le ali con cui si può volare in alto, ecco. So che con le moderne tecniche, computer, trovano anche lì, ecco, ma il libro è una cosa che si può toccare, è tangibile, anche possedere, oppure consultare, magari condividere con i compagni. Quindi questa è una cosa grande, lo ribadisco, con un piccolo contributo si può realizzare un grande risultato.